Oggi vi porto in una giornata con me, mostrandovi tutte le applicazioni, i tool, i servizi, le shortcut che utilizzo appunto nella vita di tutti i giorni. Quindi eccoci qui a iniziare un pomeriggio di lavoro. Iniziamo ad accendere il nostro computer, un Asus VivoBook S15M533. Ah, ce l'ho fatta dietro tutto a un Ryzen 7 4700H, 16 GB di RAM, mezzo tera di SSD. Dai, è abbastanza veloce ad accendersi. Sì, dai, eccolo qua. Quanto è comodo lo sblocco col PIN di Windows Hello, cioè è veramente molto più comodo rispetto alla password, soprattutto se avete il tastierino numerico, perché basta che velocemente imparate a memoria, diciamo, il posizionamento dei numeri del vostro PIN ed è facilissimo sbloccarlo. Ora non vi faccio vedere il mio PIN, ovviamente. E qua ho un desktop super pulito, solo uno sfondo, neanche la barra, perché la barra è nascosta, pare solo se vado sotto questo, perché alla fine praticamente lavoro tutto con la tastiera. Quindi per aprire le app, per scorrere tra i file, uso solo ed esclusivamente la tastiera ed è veramente comodo se poi imparate ovviamente bene a usarla. Iniziamo a collegarla al monitor, così magari è tutto un po' più grande. Per esempio, come vedete nella barra delle applicazioni sotto, Todoist, Explore File, Telegram, WhatsApp e Chrome. Se voglio andare ad aprire Chrome, banalmente mi basta premere una shortcut predefinita di Windows, niente di troppo particolare, premo sulla tastiera Win e 5, 5 perché la sua posizione sulla barra è 1, 2, 3, 4, è la quinta, è un'applicazione super comoda perché mi apre appunto direttamente Chrome. Una shortcut che invece mi sono andata a creare io è Ctrl-Shift-A per aprire una serie di siti prefiniti, come ad esempio YouTube Studio, il sito della mia scuola, il registro elettronico e qualche sito di notizie. Quindi magari do un occhio al video, l'ultimo video uscito che non mi è piaciuto moltissimo, però l'avevo magari, sono passati 2 giorni, quindi dovrebbero essere usciti, eccola qua, la finalizzazione. Ah, dai, devo dire non male, hanno visto poche persone, ma quelle che l'hanno visto erano interessate. Molto bene, poi io analizzerò bene questi dati. E una cosa che mi ha letteralmente cambiato la vita è l'autocompilamento dei moduli, ad esempio questa cosa per accendere un registro elettronico a qualsiasi sito attraverso una shortcut da tastiera attraverso Bitwarden. Bitwarden è un gestore di password, potete installarlo all'interno del vostro browser come estensione. E una volta configurata, nella sezione delle estensioni c'è la parte delle scorciatoie da tastiera, cosa in pochi la conoscono, ma si possono andare ad impostare delle scorciatoie da tastiera per fare determinate azioni all'interno di un'estensione. Ad esempio, io con Bitwarden ho scelto che premendo Alt 1 va a compilare automaticamente il modulo di accesso a un sito con le ultime credenziali usate appunto con quelle salvate in Bitwarden. Tornando quindi al nostro sito, e se io premo sulla mia tastiera Alt 1, mi chiede ovviamente di sbloccare col PIN, questo per sicurezza. Una volta che avete sbloccato fino al prossimo livello del browser, potete tranquillamente farlo senza il PIN. Una volta sbloccato, eccolo qua che vengono compilate le credenziali, accedi. E le mie credenziali in questo modo sono talmente accessibili, non mi vedrete niente, oddio che schifo, ok, mi illumino un po', ok. E in questo modo le credenziali sono facilmente accessibili perché appunto una shortcut e le avete, non dovete memorizzarvi niente, ma allo stesso tempo sono molto più al sicuro rispetto a tenere ad esempio all'interno di Google Chrome. Devo fare qualcosa, ma cosa? Beh, io mi segno tutto quello che devo fare per la mia organizzazione su Todoist. Vi ne ho parlato recentemente in un altro video, quindi andate a vedere perché è molto interessante, vi do gli spunti su come organizzare la vostra giornata. Appunto, apro il mio tool, vi farò la sessione oggi e vedo cosa devo fare. Intanto poi mi diverto a impazzire facendo delle nerdate che poi mi rendono però super soddisfatto. Per esempio, la nerdata di oggi andrà a giocare un po' con il mio calendario editoriale, vado a programmare tutti i vari video, i vari contenuti particolari. Dico che quando un video diventa programmato, quindi quando ha una data, cosa deve fare? Mi deve andare a creare l'evento su Google Calendar, che è una cosa che avevo già ma la facevo in modo un po' più semplice, ma poi mi va a creare anche una pagina su Notion dove all'interno gli metterò la scaletta e mi va a mettere il link della pagina di Notion all'interno di Airtable, il mio calendario editoriale, in modo che possa accedere all'interno a questo link. Cosa super pazza, Airtable è tipo un mega database dove metto un pochino tutte le mie idee e i tool che scopro. Ma sempre parlando di cose nerd che mi fanno impazzire, AutoHotKey, fantastico, era velocità veramente un sacco di cose. Io volevo parlare nel video dell'automazione, ma poi non volevo farlo diventare troppo tecnico e troppo lungo, quindi ve ne parlo velocemente qui. Si tratta di un file con l'estensione .ahk che noi possiamo attivare e attraverso questo file possiamo andare a fare delle shortcut da tastiera. Vi faccio vedere un pezzettino di codice. Questo simbolo qua vuol dire control,
questo l'1 vuol dire che io premendo contro l'1 cosa deve farmi? Deve andare a scrivere la mia mail, in modo che io con una shortcut posso inserire la mia mail, e faccio questo per le varie mail che ho e che utilizzo. Altra cosa molto interessante è che, ad esempio, premendo alt, che si dice col punto esclamativo, e la accentata mi va a mettere il puntino dell'elenco. Insomma, super interessante, comodissima, che veramente mi ha svoltato la vita. E premendo Windows e C mi va a da cercare una parola selezionata su Google. Altre shortcut che mi hanno cambiato la vita, se così vogliamo dire, è andare a attraverso il tasto insaprire il notepad, quindi il blocco note, comodissima, un tasto, posso inserire nel volo una nota, o premendo CTRL INSA, avviare Visual Studio Code, quindi un notepad avanzato, quello che sto usando ora per andare a programmare HTML, Python e fare tutti questi lavori qua. Altra shortcut che dovrebbero avere tutti è questa: io premendo ALT e poi una lettera, una vocale, mi va, andrà a scrivere quella vocale lì maiuscola accentata. Solitamente per fare questo a volte si mette la posta, a volte si cerca su Google, ecco, così con una shortcut si sistema tutto. Ma la uso anche a livello di creazione contenuti. Infatti questo script mi permette, premendo il tasto CTRL e lo slash, di aprire questa finestrella qui. Io in questa finestrella posso andare a scrivere un'idea che però che ho su per un video, video ABCD, e quando poi mi invio attraverso questo codice qua, mi va a mandare questa idea nel mio calendario editoriale, quello di cui parlavo prima, e poi io intanto vado a vedere, vado a classificare le piattaforme e cose varie. Non sembra vero neanche a me, però ci ho messo 20 minuti a creare questa automazione, nessun errore, tutto è andato liscio, devo sistemare giusto una cosa finale, però ve la faccio vedere. Quando un video diventa programmato, cosa devi fare? Se il video è di YouTube, mi va a creare un evento su Google Calendar, mi va a creare una pagina su Notion, dove poi andrò a scrivere la scaletta di quel video, e mi va a inserire il link della pagina di Notion su Airtable. Se invece è un contenuto per Telegram, mi vai solo a creare un evento su Calendar con uno specifico colore dell'evento. Se invece è un contenuto per Instagram, anche qua con un altro colore. Abbastanza facile, super utile, top. Piccolo fun fact su questa bellissima automazione che ho creato: non ci ho fatto caso, l'ho lasciata attiva per 24 ore facendo l'azionario ogni 15 minuti, e quindi mi sono trovato il calendario pieno di eventi inutili che ci ho messo un sacco a eliminare, e soprattutto ho usato tutte le automazioni disponibili su Integromat, quindi devo aspettare il prossimo mese per finirla. Ottimo. Credo sia interessante approfondire anche come vado a gestire i miei file. Ho un'unica cartella, in questa cartella tengo tutto, è comodissimo soprattutto per il lato dei backup. L'ho all'interno del disco locale C, si chiama Enrico. Io qua ho dentro una cartella YouTube, una cartella working con cose su cui sto lavorando, una cartella con tutte le cose di scuola, una cartella con i file legati alla programmazione, cose fatte, che ci butto dentro un po' di cose che senza tag, senza classifiche, che faccio a caso con voi, Illustrator e programmi varie, cose utili, che è veramente pazzesca, dove dentro un sacco di programmi portable e piccoli tool interessanti. Insomma, è veramente utilissimo avere questa gerarchia, quindi avere una cartella principale, una sottocartella YouTube con dentro altre sottocartelle. Entriamo ad esempio dentro template, troviamo altri file e altre sottocartelle, ad esempio una sottocartella dedicata solo a questi file qui, quelli diciamo link alle app, ai bot in descrizione. Tra l'altro questa se avete dato diciamo l'anteprima del file, aprirlo velocemente così, la faccio attraverso Quick Look, programma utilissimo, e selezionando un file e premendo il tasto spazio sulla tastiera lo vado ad aprire velocemente così, e appena poi voi cliccate a qualche altra parte dello schermo, sempre se non l'avete pinnato, ecco qua, vi scompare, via, comodissimo. Prima parlavo di backup, dell'utilità di avere un'unica cartella per fare i backup. Infatti io quando faccio il backup della mia cartella, basta che sposto questa cartella nel posto dove faccio i backup, dove ho tre copie di tutti i miei dati che faccio circa ogni mese. Una copia su un vecchio buon, sta cadendo tutto, hard disk fisico. Sempre interessante avere una copia fisica dei file in un posto lontano e che non sia il vostro computer, ma poi utilissima anche avere una copia in cloud. Io in particolare ho una copia su Mega e una copia su Box Drive, quindi due copie su cloud, su due cloud diversi. Google Drive invece lo utilizzo per salvarmi alcuni file più particolari, tutte le foto che scatto e qualche altra cosa interessante, non per i backup. E allora io spero che questo video un po' più vlog, un po' più chiacchierata, ma comunque utile e sottile, da cui secondo me avete trovato spunti interessanti. Vi sia piaciuto, mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche nel canale Telegram, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!